Le cose pelose. Ma che ti fai? Le cuoci o no? Ma che ne so, io le mangio e basta. Ti tolgo i peli e me la mangio. Bravo. Come to che fai? Vanno tutti i peli, ragazzi, dalle cozze pelose. Depili la cozza, sì. L'ha leciso una cozza pelosa. Fa la ceretta. Fa la ceretta alle cozze e poi ce le mangio. Ma come state, ragazzi? Bene, grazie. Che si dice, Cervino? Come vi permettete, andate in giro a dire che la mia famiglia fa cose brutte, a me che sono un uomo buono, ogni tanto una frustata ieri, così, ma per affetto, io sono fatto così, ogni tanto li faccio mangiare una balla di fieno, li nascondo i petardi nelle scarpe, ma perché? Lo faccio rincorrere dai cani lupi, ma è così che fanno le grandi famiglie quando si vogliono bene. Veramente? Sì. Ci stanno attaccando soltanto perché mia figlia Romina ha raccontato l'aneddoto della nonna Linda Christian. Sì, quando mise delle gocce di LSD nella tazza di tè del re di Giordania. Ma uno di quegli scherzoni che si fanno, no? Sì, Linda Christian, sì. Linda Christian, diva di Hollywood, moglie di Tyron, cugina di Bob Steele e figlia di Khmer. Linda in the Sky with Diamonds, più che altro. Allora è successa una cosa, ve la racconto, l'ha messa anche a me una volta, due gocce di LSD nel vino. Sì. Avevo un concerto a Mosca. Eravamo io, Romina, sua madre, Putin, la moglie e Luca Sardella. Allora, perché? Cosa c'entrava Luca Sardella? Lo vedeva solo lui. Eravamo a cena a casa di Putin. La vecchia mi mise dell'LSD nel vino, ho cominciato a sentirmi strano, a fare acuti senza motivo. Come adesso, insomma. Sono uscito a sono uscito tinto i cavalli di verde a Putin. No. Poi, sì. Alla moglie le ho tirato sulla gonna e le ho detto: facci vedere il Cremlino! No. Poi ci hanno portato al concerto, sono salito sul palco, ho cominciato a offendere il pubblico, cretini, a frustare i musicisti, gli assistenti di palco, mi sono spogliato, ho preso la chitarra, ho fatto un assolo, Nostalgia Catania, canaglia, 5 ore di assolo. Nostalgia Catania sarebbe stato bello, LSD proprio. Ho cominciato a suonare i pezzi di LSD, ho cantato felicità sulle note di Back in Black, mi sono arrampicato sull'americano, mi sono lanciato nel pubblico. Ma che bello. E poi alla fine ho preso la chitarra e l'ho spaccato sulla schiena di Romina. Sulla schiena. Secondo me la scena, secondo me te la prende spaccata anche il pubblico la chitarra, dopo una cosa scena sopra sopra. E da quella sera hanno cominciato a chiamare Pupo in Russia. Per quello. Scusi, però scusi Albano, ma nessuna notizia più di Luca Sardella. È stata una visione grazie all'LSD e poi è rimasto all'ingresso. Luca era nel pubblico e mi guardava e faceva: vai, vai, continua, dai. Poi è diventato un drago. Io e lui abbiamo una cosa in comune, lo sapete? Cioè? Siamo, non lo dite a nessuno, ma siamo gli unici che è dal 92 che non ci togliamo il cappello. Avete i licheni sotto. Anche Beppe Iachini, devo dire. Vero, vero.